Ripattoni è un borgo che si presta ad iniziative come questa, grazie soprattutto alla Proloquo che continua a portare ad organizzare la manifestazione. Anche quest'anno avremo un'edizione molto ricca di eventi. Si tratta della 17ª, un'edizione sicuramente fortunata nonostante il numero, ma che vedrà ancora una volta coinvolto tutto quanto il borgo, quindi non soltanto la Proloquo ma anche l'associazione Bellantarte e con la partecipazione inevitabile economica del BIM, della Fondazione Tercas, che ringrazio per la sensibilità ancora quest'anno dimostrata nei confronti di una manifestazione che ci rende orgogliosi. Per il borgo è sempre una grande festa. Sì, per il borgo è una grande festa e come dicevo è coinvolta tutta la cittadinanza, saranno riaperti tutti gli stabili che sono anche disabitati per ospitare le mostre d'arte, soprattutto le mostre legate agli artisti locali. Quindi anche quest'anno contiamo di avere una edizione molto partecipata di pubblico come è stata negli ultimi anni. Quest'anno abbiamo forse una delle più belle edizioni. Ospitiamo performance di Pepe Marchegiani, è la quinta tappa di un percorso che si chiama Il Viaggio di Pietro. È un evento unico che con Pepe penso rappresenteremo dopo San Gregorio Armeno, Bologna, Roma e Napoli, ecco Ripattoni. Poi ci sono molti altri, abbiamo designer come Mario Alessiani, abbiamo ospite Di Battista, che è un architetto teramano che è direttore già di Domus, abbiamo Miriam Pistocchi, poi abbiamo muralisti, abbiamo dei giovani artisti, perché il territorio, l'ambiente urbano di Ripattoni si presta ad essere anche una sorta di quinta nella quale, scenografica nella quale gli artisti si esprimeranno, ci saranno anche delle occasioni. Abbiamo murales che per la prima volta sarà realizzato a Ripattoni, insomma c'è un programma ricchissimo, qualitativo e quantitativo.